La SPCGL manifesta in diverse piazze d'Italia, anche ad Oristano Movimentazione. Andiamo a capire quali sono i motivi. Allora, oggi noi chiediamo al governo una qualificazione del personale della Polizia di Stato in termini contrattuali, in termini numerici e anche di benessere del personale, del cosiddetto welfare. Questa criticità è anche chiaramente ad Oristano, per la questura di Oristano, ma a tutti i reparti che ci sono qui in questa provincia. Dei reparti anche molto importanti, tra cui il reparto di formazione che è il CAIP di Abbasante, il reparto volo, ne abbiamo uno in, appunto in Sardegna. Sono tutti reparti speciali che sono di vitale importanza. È chiaro che questo impoverimento del personale della Polizia di Stato fa sì che un operatore lavora per tre, con doppi, tripli turni, e quello che si va a creare è un disagio non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Ed è così che noi vogliamo anche denunciare quelli che sono i suicidi nelle forze dell'ordine, di cui 28 all'inizio di quest'anno e 14 nella Polizia di Stato. Quindi il welfare, il benessere psicologico, è al pari, al primo posto di tutte le tematiche che andiamo a sensibilizzare questo governo, e che ad oggi non c'è nessun'altra risposta, perché sul piatto del bilancio 2023 abbiamo solo una tantum economica di 28 euro lordi che con l'inflazione all'8% non vanno sicuramente a calmierare tutte quelle criticità che rappresentano la quotidianità collettiva.